Salve a tutti maniaci del collezionismo e benvenuti in Figure Maniaci TV! Oggi andremo a recensire la ristampa del Super Vegeta, andremo anche a paragonarlo al Vegeta prima stampa e andremo a vedere le differenze che sicuramente sono poche. Partiamo già dalla scatola che vediamo le due pose di Vegeta diverse, ma comunque la scatola è sempre la stessa, cambia il colore interno ed esterno, come vedete il nuovo è blu e il vecchio è giallo. E qui dietro le immagini sono più o meno simili, ne abbiamo un po' più diverse in quello nuovo. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirlo subito. Oh, ed eccoci qui con i nostri fantastici Super Vegeta fuori dalla scatola. Partiamo subito col dire che il nuovo Vegeta ha solo due volti intercambiabili contro i tre di quello vecchio. Andiamo a paragonarli. Abbiamo questo qui con il sorrisino del Vegeta prima stampa e come vedete ovviamente i volti del nuovo Vegeta sono fatti molto molto meglio, sono più in rilievo, come potete vedere sono più segnati anche diciamo le rughe del nostro Vegeta. Guardate che meraviglia, anche la colorazione perlacea dei capelli è veramente devastante. Poi abbiamo il volto action a bocca aperta che anche qui vince la nuova stampa, però comunque sono stupendi entrambi, come vedete hanno entrambi la venetta lì nella fronte, ecco qui. Però come detto prima è tutto più accentuato nel nuovo Vegeta. E per finire nel prima stampa questo volto in più che è sempre a bocca aperta action ma guarda leggermente di lato. Poi abbiamo per entrambi le braccia conserte che come vedete cambia solo il colore della tuta, il resto è praticamente identico. Questo qui secondo me è fatto come se avesse l'effect dell'aura addosso, quindi è un blu più smarrito, invece questo qui è un po' più acceso, è la tuta normale praticamente. Poi abbiamo tre paia di mani intercambiabili più una, non ho tirato fuori quelle del prima stampa perché sono identiche, sono proprio le stesse mani. Abbiamo queste mani aperte, questo paio semi aperto, questo paio per la posa da combattimento e per finire abbiamo questa mano a pollice in su. Andiamo a vedere più da vicino i due Vegeta e come detto prima i volti sono più accentuati nella nuova stampa, però comunque si difende tantissimo anche il prima stampa perché è veramente fighissimo come potete vedere. La tuta, praticamente il body è identico, è lo stesso, cambiano solo i colori come vedete dell'armatura, cambia la colorazione qui e anche tutta la colorazione del corpo. E anche qui davanti non hanno comunque accentuato le righe degli stivali del nostro Vegeta nelle vecchie stampe e nella nuova. Però comunque sono praticamente identici, cambiano solo i volti. Passiamo alle articolazioni del nostro Vegeta, il polso può andare giù, può andare su, può ruotare. Doppia articolazione qui al gomito, rotazione qui al bicipite. Braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti, può andare indietro benissimo. Butterfly joint qui alla spalla. Le gambe si aprono fino a qui e non di più, possono andare avanti, possono andare indietro benissimo. Rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio. Il piede può andare su, può andare giù, può ruotare. Piegamento qui alla punta, come vedete hanno tenuto questa articolazione del piede che a me non è mai piaciuta in questi Vegeta. Il busto può ruotare qui sotto e anche qui sopra, può guardare in avanti benissimo e indietro ancora meglio. La testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù fino a qui e in su fino a qui, quindi poco range. Passiamo all'altezza del nostro Vegeta che misura con la punta dei capelli 15,5 cm. Poi lo andiamo a paragonare a tutti i Vegeta usciti finora, partendo dal Super Vegeta che abbiamo appena visto, al Super Vegeta Premium Color Edition Bandai e al Super Vegeta Datong. Poi lo andiamo a paragonare al Vegeta Scouter Planetarlia, al Vegeta Scouter 2.0 e al Vegeta Scouter 2.0 Custom Dynamec. Poi per la linea Dragon Ball Super lo andiamo a paragonare a Vegeta Super Saiyan Blue Limited e a Vegeta Super Saiyan God. Poi lo andiamo a paragonare a Majin Vegeta Demoniacal Fit, a Vegeta Super Hero e a Vegeta Ultra Ego Kong Studio, che se vi siete persi i loro tre video recensione li trovate linkati qui in alto a destra e qui sotto in descrizione. E per finire, come sempre, lo andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku, Saiyan Rise on Earth e Sage Figuarts. Passiamo ai voti del nostro Super Vegeta Revival, possiamo chiamarlo così, e io sono abbastanza contento di aver acquistato questa action figure, ma devo dire che cambia veramente pochissimo dalla prima stampa, quindi potete tenervi tranquillamente la prima stampa perché non ha nulla da invidiare a questa nuova stampa. Per chi invece se lo fosse perso ha fatto bene ad acquistare questo perché aveva raggiunto prezzi folli l'altro. Comunque io do un 9 pieno a questo Vegeta, non abbiamo visto praticamente nulla di nuovo tranne la colorazione dei capelli. Le articolazioni del body è sempre quello, come vi ho detto l'articolazione dei piedi di questo Vegeta e di tutti gli altri finora non mi è mai piaciuta e spero che la cambiano il prima possibile. Per quanto riguarda le articolazioni è ovviamente super, potete fargli fare quello che volete,
e ho dato assolutamente un premio al costo di questa figure, perché 33 euro è proprio regalato, quindi è una cosa eccezionale. Quindi, che dire, se siete gli amanti come me di Vegeta e vi siete persi la prima stampa, questa action figure deve assolutamente entrare nella vostra vetrina. E con i nostri super gemelli diversi concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo che se volete acquistare queste action figure e tante altre, vi lascio qui sotto in descrizione il link del mio amico Andrea Mazzoleni. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram, che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figure Mania CTV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi!